L'unione bancaria deve andare avanti senza aspettare modifiche ai trattati. A Bruxelles il presidente dell'Eurogruppo ha smentito la Germania, secondo cui per creare un'agenzia salvabanche è necessario prima cambiare i testi fondamentali europei. Per Jeroen Dijsselbloem non si deve rallentare. Dobbiamo lavorare su altre parti della riforma mentre si discute sui trattati. L'unione bancaria non può aspettare, ci sono alcuni elementi che devono partire, come il meccanismo unico di supervisione, le regole sui capitali, e dobbiamo poi lavorare sulla direttiva per i fallimenti delle banche. All'ordine del giorno dei ministri delle finanze della zona euro anche i piani di salvataggio per Portogallo, Grecia e Cipro. Ma per il ministro delle finanze francese, Moscovici, è tempo di guardare oltre. Apprezzo la volontà del commissario Loren di dare prova di flessibilità, di lasciare più tempo e di mantenere l'attenzione sulla crescita. Va bene essere seri, è quel che vogliamo, ma diciamo no all'austerità. In nome della crescita, anche il nuovo ministro dell'economia italiano, Saccomanni, è giunto a Bruxelles per chiedere di escludere dai limiti del patto di stabilità gli investimenti per creare occupazione. Ma come sottolinea l'inviata di Euronews all'Eurogruppo, un altro paese è ora sotto i riflettori europei. Non si parla ancora ufficialmente di un piano di salvataggio per la Slovenia, ma il ministro sloveno dovrà presentare in dettaglio le recenti riforme approvate dal suo governo. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.